to sleep with a German. Tarik, hai visto i miei? Hai idea che ci succederà? Non lo so. Se resto qui mi uccideranno, devo scappare. Basim, puoi fare uscire i miei figli dalla base? Se i serbi li trovano, uccideranno loro e anche me. Ci sono molti attacchi aerei oggi, vero? Sama, so che capisci quello che sta accadendo. Lo vedo nei tuoi occhi. Un giorno lui si è chinato sul tuo lettino per accarezzarti. L'ha fatto in modo innocente, da padre. Ma io ho capito che l'avrebbe fatto anche con te. Semmai dopo. Cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Ciao. Ciao. E Carlo? Se vogliamo possiamo raggiungerlo alla sua villa. Quale villa? Luis mi sta cercando, aspetta, fermati! Fanculo, Luis. Ehi! Non provarci mai più! La troia! Orlan! Hai capito? Ti prego! Eh? Orlan! Orlan, non farmi del male, ti prego! Sta zitta! Smettila! Sta zitta! Orlan! Dana, hai sentito? Sta zitta! Sta zitta! Ti prego! Buon pomeriggio! Nulla è potente come il cinema per evocare l'argomento che abbiamo scelto questo pomeriggio, che è il rapporto tra donna e storia e donna e guerra, e lo faccio con due autrici importanti, la scrittrice Rosella Postorino. Buonasera, grazie. E poi la scrittrice, regista, sceneggiatrice, ma ormai solo per se stessa, Cristina Comencini. Le immagini che abbiamo scelto ci raccontano di donne che sono oggetto di violenza in tempo di guerra e lo sono particolarmente, e lo sappiamo anche dai giorni che stiamo vivendo, da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, ma anche in tempo di pace. E su questo Cristina Comencini ha scritto un articolo secondo me molto molto interessante. No, buonasera. Queste immagini sono importanti perché mettono insieme un concetto che non è molto trattato, cioè che quello che avviene in guerra per le donne avviene anche in pace. Noi siamo reduci da una settimana in cui sono state ammazzate, credo, 6-7 donne, uno ne ha fatte fuori due alla volta. E la violenza è un tema estremamente importante che vediamo sui giornali, e questa stessa violenza avviene per le donne durante la guerra. Dunque è molto importante, nel parlare in fondo delle donne, come vivono la guerra, parlare di come vivono la pace, nel senso che chiaramente non avviene così sistematicamente, ma la possibilità di violenza nei confronti di una donna nemica, è di poterla fare e per esempio violarla e poi ucciderla, è qualcosa che ci deve interrogare moltissimo anche sulla... una sessualità predatoria, una sessualità di possesso, una sessualità violenta. In questo film noi vediamo, io anche le altre, c'è Silvana Mangano, che è una collaboratrice che è stata con un tedesco, dunque le tagliano i capelli, come sapete che facevano durante la guerra. Allora, la sua colpa è di avere frequentato, fatto l'amore con un tedesco, ma nessun soldato è stato mai punito così per aver violato la donna di un nemico. Nella storia non è mai esistita una cosa del genere. Dunque vuol dire che il corpo della donna è quasi considerato da chi la puniva per questo, come il paese stesso, ma come qualcosa che non si può toccare. Ma gli uomini, anche i nostri, quando sono andati in Africa, hanno violentato, hanno fatto l'amore con donne africane, ma dappertutto, in tutto il mondo, ma nessuno li ha mai puniti per questo, veniva considerato normale che gli uomini
avessero questo atteggiamento, nel, è perché viene considerato in qualche modo, anche se le cose per fortuna stanno cambiando, normale anche in pace. C'è un concetto dietro che è il concetto proprio della, del predatorio, del mio, questo poi si potrebbe dire anche del, della bambina, mio, sei una cosa mia, e dunque nel momento in cui tu vuoi fare una cosa diversa, o nel momento in cui io ho la hubris della guerra, cioè il potere, la possibilità di ammazzare, prima ti violento. Questo dice il film in maniera dura, è l'argomento un po' di cui parleremo, anche perché Rella ci ha scritto sopra un libro. Poi ci sono molte altre cose che si vedono nel libro, come i bambini, cioè il problema del piccolo, cioè come vivono le donne, il piccolo della guerra, che secondo me è il grandissimo, perché diciamo la verità, le donne la guerra non l'hanno mai fatta e come tale portano al mondo un'altra visione della vita. E per questo quindi lo sguardo delle donne sulla guerra è importante. È molto importante, anche se oggi, essendo cittadine, si fanno carico anche della difesa della propria libertà e cioè del proprio paese, per cui anche in Ucraina ci sono delle donne che combattono, però nella tradizione, nella storia delle donne, la guerra non esiste se non come violenza privata sulla loro vita. Questo è importantissimo, perché mettiamo al mondo un'altra cosa, forse cambiamo anche. Ma sì, no, volevo dire che questa intuizione di Cristina secondo me è molto, molto interessante e mi fa venire in mente due cose. La prima cosa è esattamente questa che diceva lei del possesso e della proprietà. Se ricordiamo per esempio gli stupri durante la guerra nei Balcani, significavano, cioè erano anche per i serbi un modo per spargere il seme dei serbi nelle donne bosgnacche, per esempio. Cioè, quindi c'è l'idea intanto proprio di invadere un territorio, una proprietà che è una proprietà degli uomini, anche quando come dire, anche quando gli uomini dicono cose come dobbiamo proteggere le nostre donne, ma nostri di chi? Non c'è una proprietà degli uomini sulle donne. E poi c'è proprio l'idea che il corpo femminile sia appunto, sia come un territorio, qualcosa che si può invadere. Questa idea della violenza privata mi fa venire in mente un romanzo, uno dei romanzi della mia vita, che è Malina di Ingeborg Bachmann. In Malina Ingeborg Bachmann, che era una donna austriaca, che raccontò in un'intervista che la sua tragedia, il suo senso di angoscia mortale che non ha mai superato nella sua vita, nacque quando le truppe di Hitler invasero Klagenfurt, questa città della Carinzia dove lei era nata. Cioè quello è per lei l'inizio dell'angoscia mortale e l'evento che ha distrutto la sua infanzia. E questo evento, che è un evento diciamo collettivo, di violenza maschile collettiva, in qualche modo nel romanzo Malina, che ha un capitolo centrale che si chiama Il terzo uomo, in cui la protagonista e voce narrante è un capitolo onirico, tutto pieno di sogni, in questo capitolo onirico c'è il cimitero delle figlie assassinate, in cui in qualche modo la violenza di un uomo, la violenza di un padre su una figlia incestuosa, privata, diventa l'emblema della violenza nazista. Cioè in qualche modo c'è questo elemento predatorio, violento, maschile che, come dire, da un lato lei accomuna la violenza maschile collettiva a una violenza maschile che è quello che lei chiama un fascismo privato, un fascismo relazionale, un fascismo domestico. Che tu, Cristina, hai affrontato al cinema con La bestia nel cuore. Sì, a me interessa molto avvicinare alle persone tra virgolette normali, cioè quelle che non commettono i crimini, che dei comportamenti, perché noi cerchiamo sempre di metterli lontani e non riusciamo a capire nulla, perché pensiamo sempre che in qualche modo sono cose malate. Nei fatti lo sono, però partono da qualche cosa che ci è molto vicino. Io avevo nella Bestia nel cuore, al centro del mio interesse, era la seduzione del giovane, cioè la seduzione della gioventù, quasi come desiderio di prenderla al giovane o alla giovane. Credo che in tutti i fenomeni, quando ho scritto La Bestia nel cuore, mi hanno detto
ma sei sicuro che è importante? Sono fatti così, sono, non avvengono mai, cioè sono piccole cose. Dopodiché si è allargata, voi sapete quello che è avvenuto, anche nella Chiesa e tutto. Dunque abbiamo capito che era una cosa che nel mondo, diciamo, passato avveniva nelle famiglie abbastanza normalmente, nelle famiglie contadine non ne parliamo, ma abbastanza normalmente. C'è addirittura un accenno di questo meraviglioso nel libro di Philip Roth, no? C'è l'idea che c'è un limite oltre il quale il padre può andare, lì è appena accennato. Dunque per me la cosa importante è capire noi stessi, cioè capire in che modo si può sviluppare questa cosa. E le donne lo possono fare scrivendo, gli artisti, anche gli uomini ovviamente, però lo possono fare perché lo possono analizzare come fenomeno che hanno subito, se non direttamente, nelle generazioni precedenti. Cioè io credo che quello che io sono non è il prodotto solo della mia vita di oggi, io ho dentro una genealogia, una storia di tantissime donne. Dunque il mio interesse per raccontarlo artisticamente è capire. E se le cose vengono messe in scena, se le cose vengono raccontate, è possibile che noi che si capiscono gli impulsi e non si commettano le cose. Penso per esempio, se penso alla bambina, perché nei fatti è quello che stiamo leggendo, questa bambina e questa mamma sono state lasciate completamente sole. Cioè nessuno ha controllato quello che avveniva lì. Dunque c'è questa chiusura anche delle famiglie, no? C'è questa, e c'è la solitudine della maternità. Io, questo è un altro argomento che mi interessa molto, perché in Quando la notte c'è un po' quello. Però la cosa che è veramente importante è riavvicinare a sé, a noi, questi temi. Cioè renderli qualcosa che, anche se non abbiamo fortunatamente conosciuto, però capiamo come nel rapporto tra il piccolo e l'adulto, nel potere che ha l'adulto sul piccolo ma anche sulla giovane donna, come si può creare questa cosa? Perché è estremamente interessante, appartiene a tutti. E anche La bestia nel cuore è stata portata in un processo in cui i bambini erano così piccoli che non si poteva chiedere loro una cosa direttamente. E allora il magistrato gli ha portato il film. E loro, quando l'hanno visto, si sono messi a piangere. Dunque, quello che facciamo, scriviamo, serve anche a raccontare ai bambini quella cosa che hanno vissuto, che non possono dire, e probabilmente a raccontarla poi da più grandi. Prima tu, Cristina, hai accennato al libro che si chiama Le assaggiatrici, e che è un libro che in qualche modo vi unisce, perché Rosella ha scritto questo libro che nel 2018 ha vinto il premio Campiello, uno dei tanti premi in realtà che ha vinto, e perché Cristina Comencini girerà il film tratto da questa storia. Quindi Cristina, innanzitutto, com'è stato questo incontro con il libro di Rosella? Che cos'è che ti ha attratto e quando hai capito che poteva essere un film? Ma la produttrice Cristiana Mainardi aveva preso i diritti di questo libro. Io non lo avevo letto, allora ho detto ora lo leggo perché voglio capire, e mi sono candidata dopo averlo letto, perché mi sembrava un libro completamente nuovo, cioè un libro che racconta le donne normali durante il nazismo, cioè quella massa sterminata di donne di tutte le età che in fondo lo avevano adorato, che in fondo erano state in un regime che le teneva totalmente basse, cioè che le diceva voi siete le genitrici, le procreatrici, voi siete le donne degli uomini, aveva tutta questa visione, le giovani donne erano pazze di Hitler. E allora anche questo, quando parliamo degli uomini dobbiamo parlare anche delle donne, cioè dobbiamo anche parlare del ruolo delle donne nella storia, in questo caso. C'è questo, adesso lei racconterà come è arrivata a scriverlo, però a me è interessato moltissimo il fatto che finalmente potevo guardare chi erano queste giovani donne, normali, semplici. E io come sarei stata? Se io fossi nata lì e avessi avuto 20 anni, 25 anni, tedesca in quegli anni, cosa avrei fatto? Mi sono messa nei loro panni. Questa domanda se l'è fatta anche la stessa Rosella, domanda, esatto. Che però, appunto, a proposito dei giri che si fanno della cronaca, dell'arte, hai cominciato a pensare a questa storia dopo aver letto un articolo su un giornale?
Sì, io ho letto un articolo su un giornale italiano in cui c'era, era un articolo molto breve in cui intervistavano questa signora berlinese di 96 anni di nome Margot Wölk, che per la prima volta nella sua vita raccontava di essere stata da giovane un'assaggiatrice di Hitler. Ovviamente lei in questo pezzo diceva che lei aveva odiato Hitler, che Hitler le aveva rovinato la vita, però è chiaro che quasi nessuno dopo la Seconda Guerra Mondiale ha detto no, ma io stavo dalla parte di Hitler. In ogni caso, quello che mi aveva interessato di questo articolo, di questa breve intervista, era che lei da un lato raccontava l'incubo di questi pasti, cioè loro dovevano 3 volte al giorno assaggiare il cibo destinato a Hitler per accertarsi che non fosse avvelenato, quindi a ogni pasto rischiavano di morire e quindi mangiavano piangendo, mangiavano, come dire, con un'ansia molto forte. Dall'altro lato però lei raccontava invece di quanto questo cibo fosse buono, gustoso, c'era un elemento proprio come di desiderio dentro questo racconto. Forte, che è poi quello che chi scrive in fondo cerca. Coercizione, di costrizione, di vittima che lei era, ma diventando vittima lei diventava complice del male, lei diventava una specie di collaborazionista, lei in qualche modo lavorava, non in qualche modo, lei lavorava per Hitler, e lavorare per Hitler per lei significava sì rischiare di morire, ma in fondo significava anche sopravvivere meglio. Fame, perché in guerra si moriva di fame. E mi sembrava appunto che raccontasse qualcosa che va a che fare moltissimo con un po' con tutta la mia ricerca letteraria, cioè il modo in cui si può scivolare nella colpa senza deciderlo. Anche io mi sono fatta la domanda, ma io che cosa avrei fatto al suo posto? Perché è molto facile dire ma no, ma io ovviamente avrei detto piuttosto uccidetemi, ma non mangio il cibo di Hitler. Secondo me la maggioranza delle persone avrebbe in qualche modo detto, ma in fondo cosa faccio di male? Sto solo mangiando, che però è il tema della banalità del male, se ci pensate, cioè è quello che avrebbe potuto rispondere Eichmann, io in fondo non spingevo gli ebrei nelle camere a gas, mi occupavo solo del traffico dei treni, però quel pezzetto che tu fai in qualche modo è parte di un sistema che è un sistema atroce, che è un sistema disumano. E quindi nel momento in cui tu ti dimentichi o non vuoi immaginare, come dire, il finale, la conseguenza ultima del pezzetto che tu fai, è lì che inizia il male sostanzialmente. Il fatto che siano donne ovviamente mi ha interessata perché non è che io lo scelga da scrittrice di parlare di donne, come dire, non c'è un progetto politico dentro di me, però racconto sempre di donne, cioè come se istintivamente avessi voglia di parlare delle donne. Un po' perché ho la sensazione che, come dire, l'esperienza diretta del racconto delle donne dalla voce di una donna possa restituire, non è detto che sia sempre così, io credo che Madame Bovary sia un personaggio molto riuscito ed è stato scritto da un uomo, però come la sensazione che possa restituire della verità, cioè così come la storia delle donne che ha iniziato a farsi molto tardi e in qualche modo ha contribuito insieme ai movimenti femministi che hanno studiato la storia delle donne, ha contribuito all'emancipazione stessa delle donne, cioè ha contribuito a sessualizzare la storia, ha riraccontato la storia da una prospettiva diversa, che è quella proprio delle relazioni, cioè della relazione del femminile con il maschile. Ecco, penso che probabilmente anche la letteratura può fare questo, cioè può restituire una verità che a volte è possibile che accada nel racconto delle donne fatto solo ed esclusivamente dagli uomini, può in qualche modo, come dire, perdersi, come Lost in Translation, ecco, un po' questa sensazione. Questo tuo romanzo ha anche la qualità di immergerti completamente nella vita di una donna dell'epoca, anche se so che tu, pur avendo fatto ricerche molto lunghe, hai avuto delle difficoltà perché in fondo di queste donne e di molte donne della storia non si parlava, non c'è traccia. Allora, io ovviamente nel momento in cui ho letto questo articolo su Margot Wölk,
rimasta folgorata da questa storia e convinta che voleva assolutamente incontrarla, ho iniziato a cercare questa signora e l'ho cercata inizialmente scrivendo a tutti i giornalisti che l'avevano intervistata, ma tipo al Guardian, Der Spiegel, una televisione tedesca, giornali spagnoli, a tutti i giornalisti del mondo sostanzialmente, e tutti mi hanno dato picche, cioè mi hanno detto non posso ovviamente darti il contatto di questa persona. Siccome io ho un'amica che vive a Francoforte e che fa di mestiere il pubblico ministero, quindi è una abituata un po' a, come dire, a fare indagini, lei si è messa a cercare con me Margot Wölk e in 4 mesi ha trovato l'indirizzo di casa di questa signora. Io le ho scritto una lettera con le mie reminiscenze di tedesco che avevo studiato, penso ero stata in Erasmus in Austria, e in questa lettera le chiedevo un incontro, ma proprio nella settimana in cui la mia lettera viaggiava da Roma a Berlino questa signora è morta, quindi io non ho potuto incontrarla. Sono andata nel luogo in cui questa mansione di assaggiatrice si è svolta, cioè in quella che allora era la Prussia orientale, che adesso è Polonia, che so che anche Cristina poi ha visitato appunto per il film, e sono andata lì e anche lì ho chiesto a le persone che lavoravano alla Wolfschanze, che è la Tana del Lupo, cioè il quartier generale di Hitler nascosto nella foresta, in questo paese rurale, in questo villaggio di campagna che allora si chiamava Grossparch, adesso si chiama Parch, e non sapevano niente. Sono andata, ho chiesto alla guida che ci ha accompagnati dentro a fare questo giro, niente. Sono andata in una biblioteca a cercare materiale su questo, niente. Quindi diciamo che sulle assaggiatrici non c'era niente, e addirittura io mi sono domandata anche se Margot Wölk se lo fosse inventato, ma diciamo l'abitudine dei dittatori ad avere degli assaggiatori era piuttosto diffusa. Qui la cosa interessante era che fossero delle donne, ed erano delle donne probabilmente perché gli uomini erano al fronte, cioè era come se loro partecipassero appunto alla guerra, ma in una maniera che non era prevista per gli uomini, che era più femminile, cioè in qualche modo, se ci pensate, uno degli slogan del nazismo era per le donne Kinder, Küche, Kirche, cioè bambini, cucina e chiesa, di questo si devono occupare le donne. E il lavoro dell'assaggiatrice era abbastanza vicino al lavoro della cucina, cioè aveva qualcosa in qualche modo di domestico. E poi vabbè, era proprio che non c'erano uomini, nel senso gli uomini erano al fronte e quelli che erano rimasti o erano anziani o erano malati, quindi non erano, diciamo, delle cavie giuste per questo esperimento che si verificava 3 volte al giorno. A un certo punto nel libro la protagonista e voce narrante, che non si chiama Margot Wölk, perché non avendo potuto io incontrare Margot Wölk, questa non è la storia di Margot Wölk, ma è una storia di invenzione ispirata a quello che Margot Wölk raccontò in quelle interviste. La protagonista, che si chiama Rosa Sauer, a un certo punto dice che se queste donne morissero sarebbe una morte da topi, non una morte da eroi, perché le donne non muoiono da eroi, cioè le donne non le fanno appunto le guerre, come diceva prima Cristina, ma le subiscono esattamente sul loro corpo. Il corpo femminile è sempre oggetto del potere maschile, non soltanto a livello dello stupro, ma se pensate a tutti i discorsi legati alla maternità, all'aborto, alla possibilità di decidere appunto autonomamente della procreazione, vi rendete conto di quanto sia un oggetto politico, però perché subisce il potere degli uomini. A proposito della richiesta pressante di fare figli, che veniva fatta dai premi, c'è una larga parte anche del libro che si occupa di questo, nel libro appunto si esplora anche la maternità e la pulsione verso la maternità e anche la razionalizzazione della anche insensatezza della maternità. Ecco, da questo punto di vista sono incuriosita dal punto di vista di Cristina su questo argomento, perché credo che su questo le vostre posizioni non siano coincidenti. Non lo so. Sulla maternità? Beh, tu hai fatto un articolo, cioè, sì, di cui si è parlato molto di sì, recente, no? Sì. Beh, noi lavoriamo, noi dico, il gruppo che è uscito fuori da Senora Quando ha messo al centro Riprendiamoci la maternità, perché tutti i giornali sono pieni della demografia e del calo totale delle nascite, però nessuno
qui abbiamo Linda Laura Sabatini che ne scrive un giorno sì, uno no, però è raro, lei lo fa, ma è pochissime persone che mettono al centro le donne su questo. Cioè non è un argomento che viene trattato come se fosse qualcosa che è accaduto. Io in questo articolo dico che la maternità di oggi è una maternità nuova, perché è una maternità scelta, non è un destino, è qualcosa che si sceglie. E come è stato liberato negli anni 70, alla fine degli anni 70, il sesso dalla procreazione, facendo un passo in avanti gigantesco sulla conoscenza della sessualità, sulla sessualità femminile, così oggi bisogna fare un altro passo, che è quello di dare valore a una cosa che non ne ha mai avuta nei secoli, nei millenni, e cioè fare un bambino. Non ha mai contato nulla fare un bambino, né per la società, era a livello privato, era importante, come diceva, il fatto che si continua la specie, ci sono i maschi, se devi avere un figlio maschio anche, ma non ha mai contato come valore sociale e di lavoro. La nostra Costituzione è fondata sul lavoro, la procreazione non è mai esistita come atto di tutti, atto pubblico. È stato sempre qualcosa che le donne si sono viste da sole a casa, più o meno. Anche nascendo nuove generazioni di uomini che sono più, per fortuna, collaborativi, fare un bambino, che è chiaramente un grande lavoro, ma anche una cosa straordinariamente bella. Cioè nessuno dà senso che quello che sta facendo una giovane donna ha un valore per tutti. E come tale io penso che al di là di tutto quello che non c'è, che appunto Linda Laura Sabatini ci ripete tutti i giorni, e cioè servizi, tutto, lei stessa dice che all'Istat il desiderio di un bambino invece è potente, ma non si realizza, perché c'è l'idea che non vale fare un bambino. Fare carriera sì, fare carriera sì, fare un bambino no, anzi c'è l'idea che arretra la carriera, che ti ferma, che ti blocca. E questo è quello da rivoltare completamente. La maternità è un nuovo argomento, non è un antico, e in questo senso lo ponevo all'attenzione. Dobbiamo fare della maternità qualcosa che è nuovo, perché è scelto, e anche non avere bambini è una scelta totalmente possibile e anche di felicità, ma chi lo vuole fare ha una cosa davanti importantissima. Se noi diamo valore a questo, allora la società segue, perché noi chiediamo ai politici questa cosa. Non è una elemosina che fanno le donne, è qualcosa che cambia il mondo. In questo senso, anche se parliamo di guerre, parliamo di quello che fanno le madri, cioè le madri che sono in guerra con i bambini, è un lavoro gigantesco. Questo poi ne parleremo, perché è il libro che deve uscire, il mio nuovo romanzo. Cioè quel lavoro che sembra piccolo è costitutivo della società, noi non potremmo farne a meno. Se noi valutassimo a livello economico quello che fanno le donne con i loro bambini, o che non fanno più ora, sarebbe una cifra, credo, gigantesca. Si dice che il welfare italiano sono le donne, è la verità. Ma io, al di là di questi discorsi, diciamo, dateci gli asilo nido, che sarebbe il caso di averli, dico che è un atto creativo e di lavoro gigantesco. Io personalmente posso dire che nella mia vita ho fatto i bambini prestissimo, ho avuto nipoti prestissimo, non avrei mai fatto niente di quello che ho fatto se non avessi avuto questa esperienza. E dunque, siccome l'ho vissuta così, tendo a parlarne alle giovani generazioni in questo modo, però perché è una scelta, questa è la cosa fondamentale. No, ma anche questa, diciamo che è un'intuizione rivoluzionaria, secondo me, cioè proprio è una rivoluzione copernicana nel modo di guardare alla maternità, quindi anche questa intuizione mi sembra molto molto intelligente. E come dire, la sento intelligente soprattutto perché io ho una forma come di indignazione verso tutti gli articoli che lamentano il calo demografico, no? E io dico, come se io dovessi fare qualcosa per la demografia italiana, un po' mi sento che cosa sta facendo la società italiana per me. Quindi in questo senso
capisco quando Cristina dice deve essere considerato un valore, ma un valore a livello proprio di lavoro, un valore come gesto creativo che serve alla società, e lo trovo interessante nella misura in cui la società me lo chiede. Dopodiché io che ho un'esperienza molto diversa da quella di Cristina, perché non ho figli, non per scelta, un po' per neanche per caso, mi viene da dire, un po' per paura forse, ecco, cioè per la mia generazione non è che l'idea che la carriera non è che uno pensa la carriera è più importante dei figli, è che io conosco molte donne della mia generazione che veramente hanno dovuto fare un passo indietro nella carriera quando hanno fatto dei figli, non l'hanno scelto, è capitato, e in qualche modo io ho inseguito delle cose partendo poi da una, come dire, proprio da un'origine familiare molto lontana da quello che io faccio adesso, cioè non era proprio previsto nella mia famiglia che facessi la scrittrice o che lavorassi nel mondo dell'editoria o che scrivessi sui giornali, perché i miei genitori facevano i fruttivendoli, quindi era proprio, manco c'erano libri a casa mia, quindi lo sforzo di fare questa cosa mi ha, come dire, preso un'energia molto molto grande, cioè c'è stata molta fatica, ma al di là di questo io vivo a livello proprio invece, diciamo così, più astratto, più concettuale, ma anche più emotivo, oscillo dentro queste due visioni che sono dentro le assaggiatrici rispetto alla maternità. C'è la visione di Rosa, la protagonista e voce narrante, che vuole un figlio, lo vuole perché quel figlio è in qualche modo la rappresentazione di una fiducia nella vita che continua a esistere, che continua a perdurare pure nel mezzo dell'orrore che è la guerra, che è la possibilità di morire continuamente lavorando per Hitler, che è come dire, che è la precarietà dell'esistenza, ci è schiaffata in faccia con la guerra, ok? Così come ci è stata schiaffata in faccia con la pandemia, cioè tutti quanti noi sappiamo che dobbiamo morire, ma non è che ci svegliamo con questa idea, mentre in guerra o quando c'è una pandemia globale questa cosa in qualche modo ce la ricordiamo. Nonostante questo, lei pensa di voler, cioè il suo desiderio, la sua pulsione vitalistica è più forte e desidera un bambino. Dall'altro lato c'è Gregor, che è suo marito, che invece non vuole figli, perché dice mettere al mondo dei figli significa condannarli alla morte, cioè significa mettere al mondo un essere umano che comunque potrà ammalarsi, potrà soffrire, ma soprattutto è sicuro che a un certo punto morirà, cioè quindi, come diceva Marguerite Duras, la maternità è un crimine, e Gregor pensa a questo. Rosa crede che questa sia la conseguenza della guerra, cioè lei non vuole, lei pensa che lui non voglia mettere al mondo altre persone che in qualche modo ereditano quella colpa, che è la colpa dei tedeschi, ma che è anche la colpa dell'Europa e che in fondo è la colpa dell'essere umano di poter sopraffare l'altro. Ma in realtà a me sembra che l'indignazione di Gregor e la posizione di Gregor sia una specie di come dire, ribellione verso Dio, verso la natura in senso leopardiano, cioè verso ciò che ci ha fatti mortali, verso quello che nel romanzo viene chiamato il peccato originale di Dio, e cioè il fatto che gli esseri umani siano mortali. Ora mi rendo conto che tutto questo, come dire, è troppo astratto rispetto al discorso della maternità che in maniera, ripeto, molto intelligente affrontava Cristina in quell'articolo, però non ho mai sentito nessuno, anche se sono usciti un sacco di pezzi scritti da donne e poi a un certo punto scritti da uomini, c'è stata proprio questa ondata di pezzi sulla maternità, sì, no, perché, ecco, nessuno ha raccontato questa cosa che vi può sembrare astratta, ma è esattamente per me molto carnale, molto viscerale, cioè è il motivo emotivo, reale, per cui io mi ritrovo che non ho fatto un figlio e probabilmente non potrò più farlo perché, come dire, il tempo stringe, e non sono sicura di non averlo voluto e non sono sicura ancora di volerlo. Interessante, però devo fare una piccola interruzione soltanto per ricordare e salutare Edoardo Albinati, che doveva essere con noi su questo palco, ma, e ci ha autorizzato a dirlo, si è ammalato di Covid e quindi non è potuto esserci, ma noi lo ringraziamo e lo invitiamo già per l'anno prossimo, sarebbe stato bello, possiamo magari fargli un applauso, magari dalla sua casa ci può guardare e ci può anche un po'.
mi sembra però, Cristina, che tu hai un po' abbozzato il motivo per cui hai adorato il libro Le assaggiatrici. Quello che vorrei capire un po' di più è che film hai in mente. Se hai in mente, per esempio, una produzione internazionale, se hai in mente protagonisti non italiani, essendo una storia ambientata in Polonia. Le ragioni della... Io è un film che avrei dovuto già girare da un anno, diciamo. E Le legioni della lentezza è nella situazione che affrontiamo, che tutti voi conoscete, cioè le sale italiane, cioè abbiamo 70% in meno dei biglietti. Il nostro ministro ci ha levato le mascherine solo da pochi giorni, e forse facendo bene, male, non mi occupo di sanità, però certamente abbiamo dei problemi. Fare un film internazionale come questo è più lungo, perché ci vogliono, diciamo, più capitali. Ma io immagino delle giovanissime donne, io ho sempre delle immagini così, molto ragazze, contadine, tranne lei che viene da Berlino e viene chiamata la berlinese, e immagino delle ragazze come noi, come le nostre. E infatti sto cercando un cast molto giovane, anche lui, anche Ziegler, quest'uomo pericoloso di cui lei si innamora, perché in realtà loro sono in un'incoscienza totale, come era tutta la Germania. Cioè loro rappresentano la Germania, perché fino alla fine, cioè fino alla fine, hanno vissuto e voluto vivere come se questa cosa incredibile che stavano facendo, cioè distruggendo il mondo ma loro stessi, non fosse avvenuta. E dunque il risveglio di Rosa è il risveglio della Germania, e passare attraverso la coscienza di una giovane donna mi è sembrato bellissimo, anche perché, come diceva Rosella, erano rarissime, c'erano Sophie Scholl, c'erano questo gruppetto sparuto di giovani che capivano, e mi sembra questo risveglio, per esempio, che lì è molto bello, perché in realtà lei si lega a un'amica e insieme con lei capisce quello che sta accadendo intorno, e dà meno importanza anche al suo desiderio d'amore, perché in quel momento lei capisce che c'è un'altra cosa, e lo capisce attraverso questo rapporto con l'amica, che nel film forse è ancora più potente che nel libro. Cioè diventa con un'altra se stessa, però diversa. Lei sente che non ha capito niente, come la Margot, quando ci sono delle interviste stupende di lei anzianissima, peraltro, che si trucca prima dell'intervista, mette il rossetto, le cose, e senti che non avevano capito niente. E allora è interessante, perché può capitare anche a noi di non capire, e dunque è interessante passare attraverso un'ingenuità, una femminilità, dei desideri anche normali, perché questo poi è una cosa che appunto affronto anch'io, perché poi sono temi che si richiamano nel libro che ho scritto. Sono desideri umani. Le donne hanno molto forte il senso della loro vita privata. In tutti i casi la tengono, anche eroicamente, però è pericoloso. Nello stesso tempo sono in questo eroine, però può essere pericoloso, perché possono appunto fidarsi attraverso dei sentimenti umani piccoli, possono arrivare a qualcosa che non avevano visto. Tu hai accennato a questa relazione con quest'uomo pericoloso che è Ziegler, e la protagonista è innamorata del marito, che è disperso in guerra per buona parte del libro, e poi intreccia questa relazione. Ecco, la duplicità di questi sentimenti verso due uomini così diversi, perché uno è un ufficiale nazista. Lì diciamo che loro, essendo tutte quante, diciamo, tra virgolette, naziste, nel senso che loro stavano dietro al regime, quello era quello che avevano conosciuto. L'altra cosa che non dobbiamo sottovalutare, che alcune erano nate già con... non conoscevano neanche la democrazia, non sapevano niente, cioè per loro quello era il mondo. E dunque un soldato tedesco non era quello che noi oggi pensiamo essere un soldato tedesco. In fondo non raccontavano mai a casa quello che facevano, raramente. Io ho trovato poi delle lettere, perché ho lavorato molto sul periodo, in cui alcuni scrivevano alle mogli delle cose che non si possono immaginare, però erano rarissimi. In generale tornavano a casa e facevano una scena, perché non raccontavano quello che avevano fatto. E dunque è una menzogna totale. È un bell'uomo, lei è sola, ha voglia di fare l'amore. È potente il desiderio d'amore.
e non capisci, in questo senso, quello che era nel libro richiamava anche i miei temi, nel senso che il desiderio così bello in certe situazioni può andare oltre un limite e diventare l'inizio di una tragedia completa. È quello che accade a lei. Per cui io Rosa l'amo. Beh, non si può raccontare niente se non ami una protagonista. Però racconto la sua cecità. Le donne raccontano, le donne e gli uomini, però possono raccontare anche le donne e i loro problemi, cioè i loro difetti, e quello che loro hanno come enorme sensibilità che si può rovesciare nel suo contrario. In questo caso avviene questo. Tu hai finito e stai per consegnare in libreria, credo a settembre, il tuo nuovo libro che si chiama Flashback, che mi sembra di capire sia un intreccio di donne nella storia, nei momenti storici, però anche un libro molto personale in cui peschi nel profondo del tuo vissuto e che nasce proprio da tuoi momenti di flashback, di momenti di... come li possiamo definire? Ma adesso senza spaventarvi, io ho vissuto 4 momenti nella mia vita in cui ho passato quello che i medici chiamano perdita di memoria totale, però provvisoria, per fortuna, adesso so chi sono, diciamo. E dura pochissimo, però pochissimo si va... quanto? Scusami, perché io sono terrorizzata da questa cosa. Tipo, quanto provvisoria? No, allora dura qualche... un minuto, però è tantissimo, perché il tempo si dilata. Io sono un tipo un po' ho parecchia immaginazione. E dunque, in questi momenti di assenza, quando sono poi tornata in me, accanto a persone diverse, perché queste mi sono avvenute in un momento speciale e doloroso della mia vita, si sono concentrati come se in qualche modo non avessi potuto tollerare quello che mi capitava, e dunque come se fossero delle andate via. Sono momenti recenti, quindi, no? Sì, e ho raccontato 4 momenti storici che mi sono venuti, e anche ho raccontato come si inventano i personaggi, come sono mischiati a quello che tu immagini e quello che tu sei, come richiamano la tua vita. E volevo anche raccontare la storia rovesciata, cioè le eroine che non lo erano per niente. Cioè, sono 4 momenti storici rivoluzionari. Uno è la Comune di Parigi, l'altra è la Rivoluzione Russa, la terza è la Resistenza nel Friuli e la quarta è la liberazione sessuale, la Swinging London negli anni 60. Cioè, dei momenti in cui sembra che tutto sta cambiando. In effetti cambia, non per le donne, però cambia. E la cosa che mi interessava è che questo mondo piccolo che vivono le donne in quei momenti, anche se nella Comune hanno partecipato, nella Rivoluzione Russa, perché hanno attivamente partecipato, il loro modo di vedere la vita anche nella Resistenza. C'è una cosa bellissima che racconta Ada Gobetti, che faceva col figlio, era resistente, che un giorno in una strada i tedeschi appendono tutti i partigiani presi morti. E lei che fa col figlio, fa senza sta a casa e non può pensarci, e fa una cosa irrazionale, che però è quella la cosa che mi piaceva. Esce di casa con prendere i fiori, li porta a un partigiano morto, glieli mette vicino e gli accarezza i piedi. Questa è la grandiosità delle donne, cioè il fatto che non dimenticano i sentimenti piccoli della vita, anche nelle situazioni più travolgenti, o come quello della mamma russa che aspetta un bambino durante la rivoluzione. Che deve fare? Lo deve proteggere, il bambino deve nascere. E dunque questa cosa si mischiava molto anche alla mia vita, cioè ai momenti, per esempio il cinema, anche mio padre, anche il suo cinema, cioè il racconto per esempio di Tutti a casa, tutte quella quando sono andata sul set, cioè è come se fosse un filo che corre tra me e questi personaggi nella storia, che secondo me aprono prospettive diverse, come se fosse un'altra storia, cioè quello che della letteratura per esempio ha fatto la Morante con la sua storia, cioè ha aperto un altro modo di vederla, ha messo al mondo un'altra storia. E secondo me questo è un po' quello che cerchiamo di fare, cioè di raccontare il rovescio delle cose, che forse può far cambiare il mondo, perché noi abbiamo una guerra che sta là,
e che non pensavamo mai potesse tornare, anche se c'erano state altre, con quella esatta barbarie. E dunque vuol dire che, in due parole, le donne servono moltissimo. Servono intellettualmente e servono fisicamente. Dunque questa è una cosa importantissima, secondo me, che io ho voluto raccontare attraverso un romanzo. Perché hai scelto proprio quei quattro momenti storici e in che modo sono appunto legati poi al tuo vissuto? Ma sono legati perché comunque sono attraversati da me. C'è la mia storia privata, anche ci sono anche dei fatti della mia vita, non intimi, ma che sono in corrispondenza. Perché sono state le grandi speranze, forse anche della mia generazione. Cioè, nella comune c'è l'idea stessa del primo, diciamo, democrazia socialista, cioè della prima idea, diciamo, di una società egualitaria dopo quella francese, ma fondata, c'era Marx, c'era tutta l'idea della, di una società in cui le classi venivano buttate giù, era la prima volta. E sappiamo come è andata a finire, perché appunto poi le hanno ammazzati tutti e poi sono, è stata una guerra civile, cioè l'esercito è entrato. La rivoluzione russa, diciamo, è stata la grande illusione di generazioni, generazioni, è durata fino alla mia generazione, che fuori tempo l'ha riproposta. Lì mi è piaciuto molto per sua entrata, perché ci sono dei personaggi che sono, diciamo, alludono a personaggi reali. Allora lì c'è per esempio Eisenstein e il suo cinema, la corazzata Potionkin, Ottobre, e ci sono le donne, e mi piaceva moltissimo. E poi c'è anche questo mito che era nella mia famiglia, che era un mito tolstoiano, e cioè Tolstoi e tutto quello che era la Russia era a casa mia, era formidabile. E poi la resistenza, perché quello è un caso reale, è l'unico personaggio vero, perché nella resistenza, soprattutto nel Friuli, si è giocato quello che l'Italia è stata, e cioè sempre divisa in due, e dunque lì è successo. E poi gli anni miei, insomma, non proprio i miei perché sono un po' più giovane, ma quelli della generazione, cioè la libertà sessuale, la musica, tutto possibile e tutto. E dunque sono i turning point che riconosco essere i più significativi della, diciamo, per me, ma credo per molti anche. Com'è stato ritornare appunto a raccontare, ricordare i set con tuo padre, e il cinema di tuo padre, e i set di tuo padre? Sì, c'è molto mio padre, ma c'è anche molto mia madre, perché credo che bisogna rivalutare le madri. Cioè, i padri sono sempre così eroici, ma le madri lo sono anche moltissimo. Comunque lì c'è il set di Tutti a casa, e c'è il set poi che mi ha fatto fare, che ho fatto l'attrice malauguratamente quando ero molto giovane, e c'è il set quando stavo con lui. E questo, l'incontro di Tutti a casa, è stato l'incontro con Claudia Cardinale, che era meravigliosa, che io non sapevo bene chi fosse, ed era stupenda, perché gli avevano messo una piccola parrucca corta e c'era la camicetta e stava con le ciabattine, e mi sembra stupenda, e sono andata a cogliere dei fiori per portarglieli. Ed era, ci sono questi, come in fondo c'è il mondo di chi scrive, come è alimentato dalla storia personale e dalla grande storia, ecco, queste due cose mischiate. So che tu, Rosella, stai scrivendo un libro di cui puoi dire poco, ma ci puoi dire almeno se è un viaggio nella storia o questa volta sei nella contemporaneità? Io non voglio dire poco, non voglio dire proprio nulla. Questa è la mia regola, finché almeno non esce il copertinario, diciamo, nel senso che cito sempre per giustificarmi Margaret Atwood, che la pensa come me. Lei dice: io non parlo mai di un libro finché non l'ho finito, perché se io ve ne parlo e poi questo libro non riesco a finirlo, quando vi incontro voi mi direte: ma ti ricordi quel libro che stavi scrivendo, poi l'hai finito? E mi prendo un colpo al cuore, cioè devo avere comunque questo rimorso del libro non finito. Però posso dire che anche per questo libro ho dovuto fare molte ricerche, ecco, diciamo, quindi non è molto lontano nel tempo, però probabilmente può già essere considerato storia. Mi collego a quello che diceva prima Cristina, perché è molto interessante per me quando lei dice
le donne continuano a occuparsi anche di sentimenti piccoli anche dentro la tragedia. E mi fa venire in mente che quando studiavo appunto per le assaggiatrici, leggevo in un libro che si intitola La caduta di Anthony Beaver, che nei rifugi antiaerei a Berlino ogni mattina c'era una donna, cioè immaginatevi questi nei rifugi, ogni mattina questa donna spiegava uno strofinaccio sulle sue ginocchia per spalmare della marmellata su una fetta di pane al figlio piccolo. Quindi veramente il tentativo continuo degli esseri umani, forse in particolar modo delle donne, perché hanno sempre questo elemento del doversi prendere cura di qualcun altro, spesso dei figli, però mi viene da dire proprio anche degli esseri umani di continuare a cercare una normalità che è nel piccolo, che è dentro l'abitudine, che è, non lo so, penso a questo libro meraviglioso che si chiama A Woman in Berlin, che è scritto da una giornalista che poi in realtà si è scoperto il nome ma io non me lo ricordo perché è pubblicato come anonima, come dire, è lì che a Berlino stanno bombardando e lei a un certo punto si rende conto che è arrivata la primavera, che sono sbocciati i fiori e questo odore dei fiori per lei è straziante, cioè la commuove, non riesce a non rendersene conto. Non so se questa è una cosa, secondo me è molto prevalentemente femminile, però forse anche maschile, nel senso che penso al modo in cui le donne hanno nella letteratura raccontato la storia. Penso per esempio a Maria Bellonci, che ho riletto di recente perché sono i 120 anni dalla sua nascita e quindi Mondadori ha ripubblicato il suo romanzo d'esordio, che è Lucrezia Borgia, e ripubblicherà i suoi libri più importanti. Allora, rileggendo Lucrezia Borgia, io mi sono resa conto che proprio l'operazione che fa lei è quella di raccontare personaggi storici nella loro dimensione umana, nella loro dimensione quotidiana, privata, tant'è vero che il suo capolavoro Rinascimento privato è proprio, diciamo, il manifesto di quello che è la sua ricerca letteraria, cioè raccontare la storia nel privato. E questo è quello che fanno di solito le donne, cioè le donne, raccontando le donne, riescono a raccontare di un fenomeno sociale, di un fenomeno storico, la portata privata, quasi intima. Cioè io ho raccontato, ho scritto un libro in cui parlavo di mafia, ma non mi interessava parlare della mafia parlando dei boss o di chi li andava a cercare, mi interessava parlare del vissuto di tutta la società attorno a questo elemento e di come questo modificava le relazioni fra gli esseri umani, le relazioni familiari, le relazioni d'amore, così come della storia del nazismo mi interessa il modo in cui modifica le relazioni. Per cui è interessante quello che dicevamo prima rispetto a Gregor e Ziegler, da un lato perché appunto io ho immaginato che Rosa e Gregor si sarebbero lasciati proprio per quello che diceva Cristina, cioè perché gli uomini non raccontavano, non lo raccontavano anche perché non potevano, c'era la censura che lo vietava, ma non lo raccontavano. E secondo me, io ho immaginato che uno che torna dalla guerra e ha avuto quel trauma della guerra, che significa sostanzialmente essere legittimati alla violenza, cioè essere legittimati a uccidere, questo è la guerra. E lei, che aveva avuto da parte sua il suo trauma, che non è solo quello di aver lavorato per Hitler rischiando di morire, ma è quello di aver capito a un certo punto, grazie a questa amica, come diceva Cristina, di che cosa era stata parte, cioè di quale idea atroce era stata parte. Ecco, io mi sono immaginata che due persone che hanno vissuto ciascuno questo trauma individuale, se non riescono a parlarsene in qualche modo stabiliscono una barriera fra di loro e non riescono più ad andare avanti come coppia, ma proprio come relazione. Tra l'altro c'era in questo meraviglioso libro che si chiama Trama d'infanzia, Christa Wolf dice a un certo punto: non c'è nessun luogo in cui si sia così abissalmente taciuto come nelle famiglie tedesche. E io ho immaginato proprio esattamente questo silenzio. E voglio dire un'ultima cosa rispetto a Ziegler, appunto perché, come diceva prima Cristina, il desiderio è forte, cioè è un impulso molto forte. E in questa relazione di Rosa con Ziegler, cioè di Rosa con un nazista, io volevo da un lato raccontare proprio come
questa colpa in cui lei scivola accidentalmente, mano a mano diventa una colpa sempre più sua. Cioè, lei può decidere di non andare a letto con un nazista, invece ci va, cioè c'è proprio una compromissione carnale con questo. Ma dall'altra parte, in questo suo desiderio di essere vista come donna, di essere desiderata come donna, e nel desiderio anche di lui di essere desiderato come uomo, cioè nel desiderio di poter superare la loro funzione di cavia per il cibo di Hitler e di funzionario, diciamo così, del regime nazista, in qualche modo loro operano una forma di ribellione. Allora, le donne spesso raccontano questo, cioè raccontano come il privato in qualche modo riesce a disinnescare, a essere sovversivo verso il sistema. A proposito di storia recente, mediatica, e di un privato che è diventato il caso giudiziario dell'anno, e mi riferisco ovviamente al caso Johnny Depp Amber Heard, che per molti commentatori americani e non è considerato un grande colpo alla primavera del Me Too, sia per l'atteggiamento che c'è stato da parte dei giudici, ma anche e soprattutto dall'atteggiamento mediatico. Quindi volevo capire se avevate seguito con interesse questa vicenda e che cosa ne pensavate. Non si poteva non seguirla, nel senso che era dappertutto. Per cui... Il bombardamento. Ma io sono dell'idea di non andare mai contro un giudizio. Cioè, lì il processo non è una verità assoluta, il processo è quella verità che si è prodotta processuale in quel momento nell'aula del tribunale. Dunque, nel confronto tra questi due e nel lavoro che hanno fatto, che hanno reso pubblico, secondo me insensatamente, ma sono attori per cui fanno quello che vogliono, è il risultato quello che loro hanno scelto. Quello che bisogna porsi è le reazioni che sono avvenute rispetto a questo, e cioè, hai visto te, non dirò mai parolacce che sono andate in giro, ma hai visto quella che, cioè, si è capito tutto l'astio che in fondo c'era negli uomini, di invece casi in cui tutto questo è stato accertato. Cioè, perché c'è una resistenza, è una cosa di cui parlo spesso col mio compagno, cioè c'è una resistenza degli uomini. Noi parliamo delle donne, ne parliamo in maniera critica, ambivalente, complicata, perché è bella la complicazione degli esseri umani. Gli uomini hanno sempre, pensano sempre che quando parliamo di violenza sulle donne, oppure di anche di stalking e tutto, sono messi in causa loro. Allora dicono, ma io mica sono come loro. Certo che non sei come loro, ma poniti il problema di cosa vuol dire un'identità di genere. Cioè, noi ce la siamo posta come donne, cioè noi abbiamo stabilito che c'è, esiste un'identità di genere, e dunque anche gli uomini. E lì non avviene, per cui c'è stata una vendetta sociale contro la donna. Cioè, non c'è stata solo l'idea di dire, è un giudizio. Evidentemente in quell'aula hanno sentito e capito che non c'era stata, non posso giudicarlo io, però quello che posso giudicare è la sguaiatezza dell'odio contro contro la donna, quello la posso giudicare che è una cosa inaudita, e questo fa capire come è difficile anche oggi, e quando noi vediamo appunto sui giornali 5 casi in una settimana, il perché anche, scusate tanto, qua ci stanno i giornalisti, le giornaliste, come mai sta nella cronaca e raramente viene messa in prima pagina o commentata da uomini, commentata da giornalisti uomini, perché è un fatto di cultura, è un fatto sociale. Ecco, questo è quello che mi sento di dire, la verità processuale non mi sento proprio di entrarci. Ma guarda, io, ovviamente neanche io voglio entrare nella verità processuale, ma volevo dire esattamente una cosa che mi viene... Le conseguenze, sì, di quello, cioè, che quando, Cristina dice gli uomini tendono a dire sì, ma io non sono come loro, in realtà qui ci sarebbe voluto proprio l'intervento di Dior del Binati, che nella scuola cattolica che racconta esattamente come invece sia un fenomeno culturale. Cioè il delitto del circeo per molto tempo è stato considerato come il miscuglio di una deviazione classista da un lato e fascista dall'altro lato, ma è anche profondamente sessista, cioè è il racconto di come esista una cultura dello stupro. E cioè, non a caso Edoardo Albinati scrive in quel libro che essere maschio è una malattia. Ecco, esistono degli uomini che si interrogano in maniera molto profonda, intelligente, critica, senza fare, perché la letteratura non fa questo, non fa
non fa determinismo, non fa rapporti di causa-effetto, non, cioè semplicemente la letteratura pone questioni e non riesce quasi mai a dare delle risposte, ma meno male, perché come dire, porta avanti quel processo che noi iniziamo da bambini, cioè di fare anche domande che non possono avere risposta, poi gli adulti a un certo punto si fermano, se la risposta non c'è non si può fare la domanda. No, non è vero, la domanda bisogna proprio continuare a farsela, e secondo me appunto con quel libro lui racconta una, come dire, un'ombra che si nasconde nel maschile, una possibile cultura del maschile che è anche spesso una cultura della violenza sul corpo delle donne. E secondo me è l'unico che l'ha fatto. Sì, ed è la ragione per cui giustamente gli hanno dato lo strega e io l'ho votato. Viva Albinati. Viva Albinati. Soltanto che si è ammalato nel momento sbagliato. Questo. Ha chiesto scusa mille volte e il nostro tempo è finito. Non so se c'è il direttore Maurizio Molinari di Repubblica, non so se è dovuto andare a qualche altro impegno. Io volevo ringraziarvi per questa veramente interessante conversazione. Grazie. Grazie a Cristina Comencini, grazie a Rosella Postolino. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia questo pomeriggio.